Siamo tornati sul luogo del delitto e non potevamo farne meno per testare l'ultima nata del Regia Morfus. Si tratta di una canna di nuova concezione, differente da quello che è stato proposto nel Regia fino a questo momento. Si tratta di un attrezzo dotato di un disegno e di una geometria molto più classici rispetto alle geometrie sottili proposte fino a questo momento, specie nella versione regular. La canna che proponiamo è una canna che è stata ottimizzata nella sua azione per pescare dallo 0,8 fino allo 0,16. È un attrezzo tuttavia più largo rispetto al solito, con un bilanciamento molto più accentuato rispetto alla versione regular normale e con una conicità che permette una piega più profonda, ma allo stesso tempo anche una velocità del fusto, dovuta per l'appunto alla geometria di dimensioni più generose, più elevata. Qualcuno potrebbe domandarsi come mai a fianco ad una già performante regular andiamo a sviluppare un modello a distanza di soli 2 anni con delle caratteristiche differenti. Il motivo è presto detto. Si tratta di un attrezzo, questo qui, e la livrea verde scuro va in questa direzione, che rievoca molto quelli che sono stati i canoni classici passati delle canne d'aiva, ossia attrezzi che abbiano una curvatura più generosa, più classica, meno di punta e quindi con delle caratteristiche atte a stancare pesci di taglia generosa più velocemente. Come vedete, i bigattini che stiamo utilizzando non hanno più la tipica macchiolina nera sulla schiena che ne indica la freschezza. Stiamo utilizzando di proposito del bigattino un po' invecchiato. Questo è un bigattino che sta già da una settimana all'interno del mio frigorifero. Quindi ha perso liquidi, ha perso fondamentalmente peso, ma di fatto è diventato più denso e più affondante. La parte più importante, pescando staccati dal fondo come stiamo facendo oggi, è l'entrata in pesca. Quindi di fatto io sto lanciando il mio galleggiante da 1,5 grammi e poi con un mending lo sto facendo rinculare a monte della piombatura. Questo mi permette di tirare la fiondata di bigattini sul galleggiante, non sulla piombatura, e mi permette anche di avere ad un certo momento il bigattino che affonda vicino alla mia esca, vicino al mio innesco. Questo gioco di interpretazione di fatto è qualcosa che viene soltanto con l'esperienza, ma che il trucco di cui abbiamo parlato prima, ossia l'utilizzo di bigattini un po' più vecchi, un po' più secchi, aiuta moltissimo. La parte importante nell'utilizzo della canna è proprio quella sorta di mending in cui noi di fatto facciamo schizzare il galleggiante a monte della piombatura, perché questo che cosa permette? Primo, permette alla nostra esca una calata migliore. Secondo, ci consente di entrare in pesca col galleggiante già nella giusta posizione, già leggermente intrattenuta di fronte alla nostra faccia, e questo non è un dettaglio trascurabile quando stiamo pescando dei pesci che tutto sommato troppo semplici non sono. In un contesto come quello di oggi, in cui l'attività non è poi molta per via di una tempesta che
c'è stato durante la notte, infatti vediamo che l'acqua è molto opalina, se così possiamo dire. È molto importante animare il movimento dell'esca, è molto importante sfidare in un certo senso il pesce, istigarlo alla boccata e cercare di andare verso quello che è il suo istinto predatorio, stimolare un po' l'aggressività perché la boccata tenga. E quindi il movimento del galleggiante deve essere abbastanza ritmato, molto discontinuo, facendo in modo che l'esca si sollevi dalla linea di passata con dei movimenti, diciamo, abbastanza frenetici e poi vada a ricadervi abbastanza lentamente. La boccata può avvenire in tutti e due i momenti, sia mentre muoviamo l'esca, sia durante la caduta. Durante la caduta è più probabile. Quindi, di fatto, che cosa rappresenta l'Infinity R? L'Infinity R è fondamentalmente il trade union tra la tradizione e l'innovazione d'Aiva. Di fatto si tratta di un design tradizionale, di un design classico, che viene migliorato e viene completamente cambiato rispetto a quanto ci aspettiamo dall'utilizzo di materiali moderni. E questo che vantaggi dovrebbe dare? Questo fondamentalmente riesce a proporre quindi azioni che richiamano la memoria canne di qualche anno fa, quindi molto rotonde, molto generose nella curvatura, proponendole però con i benefici e con i vantaggi di una canna più moderna, quindi grande affidabilità e grande prontezza d'azione. Questa è bellina.